Buongiorno, buongiorno, buongiorno Beato. Non posso tirarle, non posso tirarle, perché non posso, non posso, non posso, non posso. Buongiorno. Vaffanculo. Ragazzi, abbiamo assistito a una vera disfatta. Abbiamo assistito a una vera disfatta, ma disfatta nel vero senso di come una squadra dal 2 a 0 a farsi rimontare 4-2. 4-2, una squadra che nel primo tempo si è visto una squadra legnosa, una squadra che non ha giocato tanto perché non aveva una mentalità. Questa squadra non aveva mentalità, non aveva una mentalità in campo. Nel primo tempo abbiamo visto una Juventus con un gioco, diciamo, ho già detto legnoso, ma proprio. Non lo so, una squadra, una Juventus senza idee. A parte che, ragazzi, il Milan si è difeso in maniera impeccabile. Cioè, non c'erano delle giocate che la Juventus poteva fare. La Juventus ha fatto il suo gioco, ha tentato di fare il suo gioco, però non c'era un gioco, non è riuscito a fare un gioco perché anche se è riuscita un pochettino nelle fasce a farsi vedere e a proporre, sì, a proporsi, a tentare di proporsi, però non c'è stato un minimo di gioco, ma neanche un tiro, ma neanche un tiro, neanche un tiro. Cioè, era, non lo so, il primo tempo, inguardabile, perché, guarda, non lo so. E poi facciamo belle figure contro le squadrette, facciamoci dimostrare una Juventus con grinta, ma sì, con le squadrette però, con le squadrette. Anzi, dopo il secondo tempo la Juventus ha segnato due gol, grande Rabiot, grandissimo gol di Rabiot. In solitaria ha scartato i giocatori e dopo con un tiro all'incrocio non è da Rabiot. Infatti mi sono stupito perché Rabiot non è caso a fare quei gol là. E dopo un gol facile facile per Ronaldo e dopo l'apoteosi. Proprio basta. La Juventus non è più esistita. Non è più esistita. E poi farsi rimontare, ripeto, dal 2-0, dal 2-0 al 4-2, ragazzi, mi rompe talmente i cocomeri. I cogliones. Ragazzi, non è possibile. Una Juventus rinunciataria nel secondo tempo in una maniera
in una maniera che neanche non credereste. Perché ragazzi, sono disgustato. Sono disgustato. Io faccio i complimenti ai Milan. Ragazzi, sfottete la Juve fin quanto volete. Avete pieno diritto. Perché neanche è inutile che stiamo lì a pensare di vincere la Champions. Perché con questa squadra non vinceremo la Champions. Perché una squadra dal 2-0, perché non è la prima volta che ci capita di farsi rimontare dal 2-0 al 2-2, però anche dal 4-2. Fino al 4-2. In difesa non è esistita. La difesa non è esistita perché Rugani con Bonucci si vede che Bonucci non aveva De Ligt. Poi al centrocampo non c'era Dybala, non c'erano dei giocatori che se non abbiamo i giocatori che spaccano le partite, la Juventus non esiste. La Juventus non esiste. Ma da 2-0, caro Sarri, dovevi far entrare in campo Douglas Costa. Perché non hai fatto entrare Douglas Costa? Sul momento top che vincevi 2-0, no, ti fai rimontare 4-2. Adesso diamo colpa a Sarri. Sarri ha sbagliato tutto con la formazione. No, non pensa neanche lui di aver perso la partita, perché non lo so. Non lo so, proprio un blackout completo nel secondo tempo, in una maniera, farsi montare 2 gol in 7 minuti, quello che è una cosa vergognosa. Ragazzi, io non so più cosa dire, non so più cosa commentare con la Juve in una maniera assurda. Ragazzi, è inutile incazzarsi con questa squadra perché non avendo centrocampo e un attacco fisso che ti dà la convinzione che c'è qualcuno che la butta dentro. Di impatto non c'è. Noi ci fidiamo solo nei singoli, però alla fine non c'è un giocatore che sa guidare la squadra perché al centrocampo non c'è nessuno. Un Pjanic che non esiste, un Rabiot che non pensavo che facesse gol. Rabiot che ha anche giocato bene. Un Rabiot che ha anche giocato bene. Però ragazzi, non c'è una mentalità, non c'è una mentalità in questa squadra. E io sono preoccupato in Champions. Ma non è che sia preoccupato, non abbiamo la mentalità giusta. Non abbiamo la mentalità giusta di un allenatore che fa bene altre partite e nelle partite più importanti, sapendo che la Lazio va a perdere con il Lecce e non approfittare, è una cosa inguardabile. Io sono disgustato dal 2-0 che eravamo tranquilli a perdere 4-2. Perché la squadra si è completamente rilassata. Una squadra che si è completamente rilassata. E io ragazzi, anzi ragazzi, ditemi voi, ma siamo stanchi. Siamo stanchi di non vedere una Juve che tiene risultato quando c'è bisogno. Se non abbiamo una difesa che ti dà la sicurezza di non prendere gol, perché manca
i grandi giocatori come De Ligt oppure Dybala che ti spaccano le partite, oppure stai tranquillo in difesa. La Juve non c'è, la Juve non esiste. E in Champions, ragazzi, voglio vedere con Lione che cacchio facciamo. Perché, ragazzi, non meravigliamoci se faremo una prestazione di merda in Champions. Intanto abbiamo fatto una figura di merda contro il Milan. Adesso ci aspetta l'Atalanta. Perfetto. L'Atalanta ci farà un bel 4-2. Ragazzi, io vi faccio già il pronostico. 4-2. Secco. Secco. Non lo so perché, non so se la Juve si sveglierà nel vedere la brutta prestazione che ha fatto contro il Milan. Non lo so perché la Juve non ti aspetti mai una convinzione da questa squadra. Ti fa una bella partita quando ne ha voglia e quando fa brutte partite. Vedi già subito l'approccio. Ragazzi, io non so cosa dire. Commentate qui sotto e iscrivetevi al canale. Non è un video sfogo perché non voglio tirare giù anche. Ok? Ragazzi, ditemi voi se questa Juve può andare avanti, può continuare a fare andare avanti in questo progetto, perché la Juve sono convinto che ha un progetto, però non è convinta nei suoi mezzi, perché Sarri, ricordiamo che non è un allenatore giusto per la Juventus, non ha i giocatori giusti per la Juventus, non ha i giocatori giusti per fare il gioco che vuole lui. E questo penso che se ne è accorto. Comunque ragazzi, scusate per il video lungo, tanto non penso che vedrete il video fino alla fine e ci sentiamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e andiamo avanti così. Dai ragazzi, ciao, ciao a tutti ragazzi, però non è possibile, non va bene così. Ciao ragazzi.